11 gennaio 1999. Muore a Milano in seguito ad un carcinoma polmonare Fabrizio De André. Nato a Genova il 18 febbraio 1940, non ha ancora compiuto 59 anni. L'ultimo concerto 5 mesi prima a Roccella Ionica. A 14 anni sua madre, Luisa Merio, gli regala la sua prima chitarra e lo manda a lezione dal maestro colombiano Alex Giraldo. Nel 1956, sedicenne, si iscrive al liceo classico e alla Federazione Anarchica di Carrara. A 22 anni sposa Henri Carignon ed il 29 dicembre 1962 nasce Cristiano. Nel 1967 compone Preghiera in gennaio, dedicata all'amico Luigi Tenco. Radio Vaticana comincia a trasmettere i suoi brani mentre ancora la RAI lo censura. La svolta nella carriera artistica arriva nell'autunno del 1968, quando Mina interpreta il suo brano La canzone di Marinella. Il 15 marzo 1975 debutta in concerto alla Bussola, celeberrimo locale versiliano dove si esibiscono i più grandi. Il suo primo album pubblicato è Tutto Fabrizio De André, 1966. Altri 13 gli album in studio, l'ultimo dei quali è Anime Salve, del 1996. Disse di lui Fernanda Pivano: non chiamatelo il Bob Dylan italiano, piuttosto chiamate Bob Dylan il Fabrizio De André americano.